Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo già alla cittadina dove dovremmo affrontare Cassiopea. Nello scorso video avevo finito il video battendo appunto Ortiz e facendo anche la tana di Dragonite, o meglio Dragonair. Con quella tana ho preso un po' di caramelle, ho potenziato di uno o due livelli i Pokémon, almeno quelli che era possibile potenziare. E perché non ti attacchi? Vabbè. E quindi adesso sono prontissimo per sfidare Cassiopea. Devo andare per di qua. Quindi è notte. Probabilmente le prenderemo, perché se Ortiz era al 50 e rotti, probabilmente Cassiopea sarà almeno al 55-56. Potremmo prendere bastonate destra e sinistra, ma noi paura non ne abbiamo e siamo pronti a sfidare Cassiopea. Allora, qua c'è Garof che ci attende. Ok. E là, Filippo. Preside. Io sono Garof, niente di meno e niente di più. Anzi, credo che sia giunto il momento di chiudere questa farsa. Tieniti pronto, perché sto per rivelarti la mia vera identità. È il preside. È il preside, non è che... Claver, le porgo le mie scuse per aver occultato la mia... Ma guarda! Che Garof altri non è che il preside dell'Accademia Uva. Ossia me medesimo, Claver. Lo sapevo già. Cosa? Sono scioccato! Ero convinto fosse un travestimento impeccabile. Ripensandoci meglio, ho sospetto di averle dato del lei qualche volta mentre ero camuffato. Ad ogni modo, questa non è l'unica rivelazione sconcertante che devo farle. La verità è che l'arcicapo del Team Star sono io. What? Ok, così. Una voce preregistrata per le mani di Cassiopea. Ecco. Insomma, in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse. Già, proprio così, mi creda. Ebbene, è di fronte a lei l'arcicapo. Due. Ma perché? Ma... Ok. Oranguru. Va bene. Ok. Non ho ben capito il perché, ma non importa. Io sono Cassiopea del Team Star. È arrivato il momento di mettere fine all'operazione. Vabbè. 60? 6 Pokémon? Cazzo. Canzone ardente. Oranguru è normale. Non dovrebbe toccarmi. Oddio, può avere anche mosse psico. Madonna, abbiamo fatto niente. Cioè, oddio, niente no. Sbadiglio. Va bene, non importa. Dobbiamo andare full di canzone ardente. Dobbiamo arrivare a più massimo che possiamo arrivare. Perfetto. Facciamo più 2. Adesso faremo molto molto male. Ma lui farà molto male a noi. Super efficace, ok. Dormiamo. Allora, borsa. Ricarica totale. Sì, ricarica totale. Tanto non farà ancora sbadiglio. Almeno volevo ben sperare. Dobbiamo fare una nitrocarica, che dite? Per andare a un più 1. O ci... ma mi spiace. O ci teniamo... No, andiamo in canzone ardente. Andiamo a più 3. Andiamo a più 3. Perché se siamo un po' più lenti, comunque un colpo lo tanchiamo. E poi a più 3 gli... Madonna, Skeledirge è stato lo starter migliore che potessi prendere. È rotto. Questa cosa è broken. Poltergeist. Ok, la teiera. Spettro puro, mi pare. Eccola qua, Poltergeist. Al 60. Canzone ardente. Oh, madonna, ci muore 10 volte. Ci muore con Gettagujo. Sì. Sì, guarda, sono a più 3. Sono a più 3, ragazzo mio. Dopo tu farai molto male. Però tu non arrivi a vivo a fine battaglia. Che cacchio. Ah, se eravamo a più 3, tu hai fatto un meno 1, quindi è come se fossimo virtualmente a più 4. È stato un po' stupidino, eh. Andaum. Andaum. Andaum è un problema. Andaum è un problema. In realtà no. Oddio. Oddio. Però perdo tutto il...
tutto il boost che avevo. Andà un fuoco buio. E sarebbe da fare pioggia danza e tifone. Non è efficace. Pure andare di no, andiamo di Dragonite. Purtroppo perdo il boost. Avevo un più 4. Peccato. Peccato. Avanti Dragonite. Molto bene. Undown. Eccolo. Allora, vai di pioggia danza così intanto. Nero pulsa. L'ho fatto bene a cambiare. Ok. Tanto di mia mamma bene mosse fuoco non le farà. Probabilmente per contro Dragonite. Ma adesso se le fa. Abbiamo un tifone. Che comunque, mamma mia. Vabbè, però tifone fa tanto sotto pioggia. Altro tifone. Noi sopravviviamo. Mamma mia, non ha crittato, non ha rollato alto. E via. Ciao ciao. Ciao ciao. Abbiamo anche la pioggia. Fa anche, dà anche problema a Sky e dirige la pioggia effettivamente. Però Abomasnow. Beh, schiaccia tuffo. Ho l'imbarazzo della scelta con cosa far male ad Abomasnow. Abomasnow è molto lento. Andiamo con Aulucia, schiaccia tuffo. Sperando che c'entri il bersaglio stavolta. Anche Aulucia soffre un po' Abomasnow perché comunque è ghiaccio. Vediamo. Abomasnow l'ho usato in diamante e perla. Mi piace come Pokémon, però oggettivamente un po' tante debolezze. 95-90. Andiamo con calcio in volo. Mi fido del calcio in volo. Bella lì. Però non male. Bora ovviamente non missa. È un problema. No, in realtà non è un problema. Abbiamo solamente un Pokémon, abbiamo perso. Ma io direi, allora, Sandygast, quanto hai di velocità? Quanto? Palossan, no, Sandygast. 52. 148, 94, 98, 111. Proviamo Palossan. Se attacchiamo per primi, meglio. Perché cannon flash, dritto per dritto. Mazzo legno. Però ti fai un male della madonna, ragazzo mio. Ok, vabbè, è morto da solo praticamente. Ha un recoil immenso. E adesso è più lento. Quindi è... quindi gli facciamo una mossa di Vutrio qualunque in realtà. A parte triplo tuffo, colpo infernale. E ciao. Cioè, ti sei autosuicidato praticamente, eh. Ok. Sono rimasti 2 Pokémon a lui e 4 a noi. Amongus. Beh, mandiamo Markrow. Andiamo prima Markrow. Markrow se no non lotta mai, poverino. A parte che non ho neanche la pietra e mi dà un po' fastidio. Ma a questo punto ci terremo Markrow anziché di fare Onkrow. Ci terremo lui. Amongus. Allora, sarà a 60 anche lui? Beh, sono tutti a 60 a sto punto. Vento gelato, nube, attacco d'ala. Intanto vediamo. Beh, il danno è parecchio buono. Giga assorbimento. Ok. Il danno non è bruttissimo. In effetti. Andiamo con un altro attacco d'ala. Molto bene. Ah, ci ha avvelenato. Ok. Tossina. Ok, perché non ha fatto un'altra giga assorbimento? Vabbè, moriamo adesso, ma attacco d'ala, se rogliamo bene, muore. Ma dai, hai anche super sorte, sciagura. Forse non moriamo, sì, moriamo. Peccato Marco, perché, cazzo, hai super sorte, potevi fare un bel colpettino. Invece niente, andiamo con Vugtrio. A questo punto andiamo con Vugtrio, colpo infernale e Amongus ci muore. Madonna mia, che sfortuna nera che ho però. Vabbè, abbiamo 3 Pokémon contro 1. Dovrebbe essere ormai chiusa. Dipende chi c'ha. Qua. Ah! Ah,
al Pokémon Acqua. Al Pokémon Acqua. Mandiamo Dragonite. Mi serve. Beh, in teoria Dragonite è più lento, credo, eh. Oh no, non so qualche statistica. Ah! L'eminente Cassiopea con le spalle al muro? Impensabile. Qua. È proprio brutto. Proprio brutto. 61. Proprio brutto. Distrugge il terreno di lotta. Non mi lascia altra scelta. La terra cristallizzazione. Quindi lo fa acqua puro. Cioè, in realtà, questo fosse già acqua puro, no? Vediamo. Vediamo un po'. Allora, mi sembra che sia acqua puro. Forti ghiaccio, ok, più veloce di Dragonite. Ovviamente Dragonite è morto. Acqua ghiaccio. Mandiamo Vulpix. Che dorme però. Che dorme. Andiamo a scalare Dirge. Andiamo palla ombra, quanto li fa. Devono essere più veloci, non lo so, non credo. No, qua mi dà idea di essere. Non mi dà idea di essere un Pokémon molto veloce qua, guarda. Idruballetto. Cos'è? Cosa fa? Fa male, sicuramente. Madonna! Ma. E la madonna, mette anche velocità. Palla ombra! Vai! Ok. Borsa, mi conviene. Mi conviene a Palossand. Oddio, Palossand non so quanto sia sensato. Va adesso, lui va a velocità più un miliardo, quindi non lo fermo più. Allora, non è difficile, secondo me. Ah, un attimo, sto buco col Pokémon. Difesa aumenta di molto. Aumenta di. Palossand aumenta di molto. Beh, dobbiamo portarlo in un range in cui resiste. Vediamo se resiste a un attacco di Quaquaval, di Idroballetto. Vediamo. Ok. Forti ghiaccio. Però. Se noi te la cristallizziamo, siamo tipo terra. Non mi fa la mossa d'acqua. Perché mi triggererebbe l'abilità. Non è male sta cosa, attenzione. Ah no, Idroballetto, ok, l'ha fatta. Se resistiamo possiamo baitarla malissimo. Non la baitiamo per niente. Mi sa che è imbloccabile adesso sta bestia di Satana. Andiamo con Vugtrio. Però Vugtrio non si sveglia, è un problema. Allora, dovrebbe fare one turn wake up. Breccia. Cazzo, vabbè, brutto colpo. Mi fa rabbia perché non era del tutto, cioè sborsato. Mi fa rabbia perché potevamo portarcela a casa effettivamente, non era così difficile. Mancava Quaquaval. Allora, vediamo un attimo. Vediamo. No. Quello online. No, non è. Non mi interessa sta roba. No, volevo un attimo. Volevo un attimo fabbricare l'MT. Borsa. Perché? Allora, abbiamo zuffa. Niente, è tipo acqua puro. Tipo acqua puro diventa. Beh, a parte potremmo mettere. No, le punte non le ha nessuno. Peccato. L'acerboso. Sì, ma non ha senso. Cioè, che metti una mossa così giusto per un Pokémon. Invertivol non la sa fare nessuno. No, allora, io vorrei farmi l'MT intanto. Non ricordo più.
Non mi ricordo più dove. Come cazzarola le facevo le MT. Infatti all'inizio me l'hanno fatto vedere e ho detto sì, ok, interessante, però non mi ricordo più. Qualche portale, no, perché non sono connesso a internet. Ok, no. Picnic, frega niente. Borsa, non abbiamo neanche niente di strumenti particolari da dare. Aspetta, sono avvelenamento, scottature, congelamento, ruba di GPS. Allora, da qualsiasi. Guarda, c'è il problema di stato. Dai, la diamo a lui e la diamo anche a Vutrio, che ci serve di. Che ci serve. Allora, tipo volante. Tira di amicizia e 10 punti di attacco. Abbiamo una caramella rara effettivamente. Sì, vabbè, ma ha senso. Portare il credito 61. In realtà sì, può aver senso portare 61. Punti base dell'attacco speciale mi serve. Vediamo. PS attacco speciale. Usa. 6. Ok, sono aumentati. E anche la velocità. Diamole tutte. E poi aumenta. A me se possiamo anche cambiare. È vero, possiamo anche mettere delle nature giuste una volta ogni tanto. Rapido artiglio. Lo diamo a Palossand. Che se entra rapido artiglio. Diamo anche gli strumenti. A questo punto diamoli tutti. Cioè, nel senso, siamo verso la fine. Diamo gli strumenti ai Pokémon. Non li ho mai messi. Diamoli. La nevicata, gran radice, potenza di mosse. Vabbè, teralite. E tappo d'argento. Va bene. Allora, riproviamo. Dovremmo riuscire. Adesso che abbiamo fatto un livellino, guariamo dal sonno. Quindi andiamo sparatissimi. Letteralmente sparatissimi con. Con una canzone ardente. Il problema sarà Undaum, che può un attimino fregarci. Ma secondo me fino a una certa ci frega. Undaum. Eccolo qua. Avanti Garof. Tagliamo la parte. Sì. Tagliamo. Non si può tagliare. Ah, non si può tagliare. Va bene. Allora, direi che ci possiamo. Quindi, possiamo accomodarci e fare. Dai Garof. Cioè, ovviamente se perdo ancora il video finisce qui, perché due sconfitte sono abbastanza. Ma non penso che perderemo ancora. Perché insomma, cioè, non credo. Non voglio crederci. Cioè, potrebbe essere, in realtà. Diamo i Pokémon comunque lì. Quindi ci sta. Quindi se questo è il 60, la Lega potrebbe essere ben più forte. Quindi urgerà un pochino potenziarci. Allora, vai di canzone ardente. Siamo più veloci. Siamo anche a un livello più alto. Quindi magari quel... Beh, sì, un pochino in più abbiamo tolto effettivamente. Va di ripicca. Ok, va bene. Deve perdere un turno lui per fare Spadiglio. Deve perdere assolutamente un turno. Buonissimo. Siamo a più 2 adesso. Ok, l'ho wallato malissimo. Ma proprio male l'ho wallato. E vai di canzone ardente. E perfetto, ci siamo. Siamo a più 3 adesso. Allora, se manda Poltergeist, potrebbe fare appunto... Vediamo la bacca. Eccola qua. Poltergeist, perfetto. Allora, se fa getta guscio, teoricamente muore. Palla ombra, no, perché non siamo full vita. Porca di una puttana. Ah, questo non era previsto. Questo non era previsto. Ah, vabbè. Dai, cazzo, colpo infernale. Qua farà getta guscio.
Allora, è un problema problemoso, ma in realtà neanche troppo. Tanto abbiamo comunque cambiato con Undown. Bellissimo. Bellissimo. Cresce la difesa, aumenta la velocità di molto. Fuoco fatuo. Però sei un po' una merda, sto Poltergeist ha delle brutte... Delle brutte mosse. Però noi siamo più furbi. Ho capito io. Però sei un po' una merda, figlio mio. Va bene, lo accetto. Comunque muore perché ha difese di cartapesta, di carta velina, specie dopo un meno uno in difesa. Ok, e siamo sistemati. Ok, idrobreccia. Idrobreccia 85. Meglio di... sì, dai, via. Ok, idrobreccia. E burn, purtroppo. Abomasnow, cambiamo Pokémon assolutamente. E mandiamo... Andiamo Palossand, vediamo un attimo. Se no posso anche sacrificare Markro, rimettere in gioco Scaledirge. Lo fa fuori, in 4 per. Ma proviamo un attimo. Andiamo Palossand, vediamo quanto tenia... cioè quanto possiamo tenere e quanto fa un cannon flash. Potremmo fare tanto. Va Bora. Ma dai, Cristo. Ma no. Ma è più veloce di me. È più veloce. No, non mi fido. Andiamo Markrow. Markrow, però possiamo fare terabuio. Per resistere sarebbe comunque inutile fare terabuio. Borsa. Prima era andata meglio, Ho avuto... adesso è andata peggio. Per quelle, quei PS persi. Perché non mi ha fatto subito sbadiglio. Usa Bora. Vabbè, Markrow ci muore. Adesso, teoricamente siamo molto più veloci noi di... cioè, cazzo, Scaledirge quanto ha? 101. Dovremmo essere più veloci. Ma no, non è velocissimo. Anzi, canzone ardente ti fa 4 per. Andiamo a più 2. Insomma, va a finire che vinciamo veramente con Scaledirge e basta. Ok, Undown. Teniamolo, perché tanto non ha senso che io cambi Pokémon. Tanto comunque c'è qua Qual che mi fotte. E... canzone ardente comunque. Voglio provare. Quanto li facciamo? Non lo sapremo mai. Ok, Legit. Mandiamo Dragonite. No, mandiamo Aulucia. Aulucia, calci in volo. Se itta, non penso sia one hit KO, Attenzione, Aulucia è forte, ma non così tanto. Cioè, meglio, perché siamo livello più basso. E invece sì. Grande Aulucia. Grande, smetti di nevicare, bella lì. Amongus, cambia. Adesso che so che è Amongus, vado di Dragonite, faccio pioggia danza e tifone. Teoricamente non dovresti neanche toccarmi con pioggia danza e tifone. Allora, va Amongus. Pioggia danza. Così tifone colpisce sempre. Vediamo. Tossina, va bene. Cioè in realtà è il male minore in questo momento. Tossina, anzi meglio, perché se ti tocco non rischio uno status a buffo, tra cui paralisi e sonno, che avrei sicuramente gradito molto meno. Tifone dovrebbe buttarti al creatore. E invece no. Resisti. Ops. Ma che è sta cosa? Va di sciagura. Ok. Sciagura a me, sciagura a te, sciagura alla tua famiglia. Noi prendiamo un po' di vita con gli avanzi. E vabbè. E perdiamo vita col veleno. Teniamo quasi pari praticamente. Allora, vai di Vortighiaccio.
Sì, tanto comunque muore a prescindere. Artigliaccio. Strano che comunque non sostituisca il Pokémon. Attenzione, non fanno mai sostituzioni. E ora manca Quaquaval. Quaquaval. Non so pronunciarlo. Allora, Quaquaval. Vabbè, lui deve per forza fare ghiaccio per ucciderci. Perché se lui fa la mossa d'acqua, si aumenta le stat, ma non ci fa fuori. Noi con un tifone possiamo quindi per cui fargli il culo. Tifone super efficace. Super efficace. Ma che tapping ha? Allora, adesso diventa acqua pura. Quindi che lui sia acqua lotta? Eh no, non penso sia acqua lotta. Come fa a essere super efficace il volante? Che tipo è? È acqua qualcosa, perché il volante è forte sull'erba, è forte sul coleottero, è forte sulla lotta, ma... Ah, porca di una puttana. È un problema. È forte il volante. Perché mi ha dato super efficace, scusate? Non ho mica capito sta cosa. Oh, Lucia. Siamo ancora più veloci di Quaquaval. Andiamo di calci in volo. Vai. Bella lì. Bello, il danno è buono. Il danno è buono. Sì. Adesso lui comincia ad andare in boost costante e va a più velocità. E il problema di sta mossa è che dopo qua attacca sempre prima lui ed è una mossa parecchio odiosa. E aumenta la velocità. Dunque. Smetti di piovere. La nostra speranza. Ah, è rimasto solamente Vugtrio. È un problema. Allora, mi sa che anche questa è andata. Perché adesso lui andrà talmente tanto veloce che non lo recuperiamo più. A meno che i rapid artigli con Palossand. Sarebbe un memino. Sarebbe troppo un memino. Ma adesso lui va troppo in velocità e non riusciamo più a fermarlo. È fortissimo. Cioè, ha delle stat. È al 61, ma ha delle stat giganti. Perché comunque, ok, che Vugtrio è difesa di cartapesta, ma neanche così tanto. Allora, vediamo. Dimmi che itta. No. Purtroppo no. Peccato, perché dobbiamo allenare la squadra. Cioè, non pensavo, ma dobbiamo realmente allenare la squadra. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dobbiamo allenarci la squadra. Perché sennò non ne usciamo. E ragazzi, io devo allenarla. E quindi nel prossimo video mi vedrete con la squadra allenata. Ovviamente non voglio allenarla troppo perché sennò vado anche over leveling e non mi piace neanche come cosa, ma dobbiamo allenarci. Grazie di avermi seguito, commentate, condividete, iscrivetevi al prossimo video in cui batteremo finalmente Cassiopea. Li spaccheremo tutti i denti. Ciao ragazzi.